Eccoci, niente, mi sono riportato qua, devo semplicemente caricare, ma ho preferito rifare il percorso. Non è il massimo, ma vabbè. Andiamo via questo un attimo. No, evolvere, giusto. Un altro di questi. Nel passare, tra l'altro, ho visto che forse ci sono delle... Sono delle porte che non abbiamo visto. Ma qua ho visto che c'è questa cosa qua. Qui è chiuso. Stare attenti appunto perché ci sono. Questo si apre dall'altra parte. Ecco qui che non ci sia la mappa, però non mi piace. Questo cos'è? Anello di matrimonio? No, anello nuziale. Antipanzer. Ah, questi sono dei specie di missili. Qua c'è qualcosa, no? Questo sì. È una strana, un strano meccanismo sotto una capanna di vetro che, a cui è agganciato un microfono. Questo è agganciato al microfono. Vecchio microfono d'epoca è appunto agganciato al meccanismo. Device, dispositivo, perdon. Boh, manca qualcosa forse. Qui però c'è un po' di roba che si poteva recuperare, quindi. Mi avvicino qua. Si può scendere. Forse anche di là. Non è molto chiaro dove ci sono le... Io preferirei... Prendiamo le G2. Preferirei raccogliere un po' tutto quello che c'è là. Portarlo quantomeno nella cassetta qua. Che dove ci sono quelle griglie lì ci sia anche quelle specie di fino anche le porte, però quando sono giù a sud non è che si capisca in quella. Vieni. Dove sei? Cosa c'era? Un millimetro che potevo prendere? Allora, via. Magari serve subito, ma per il momento non so dove, quindi non sta. Però, oh. Messo quella specie di asterisco, che poi non è un asterisco per distinguere un po' dalla pistola, ovviamente.
Cavolo, eh. È una luce quella lì che si vede. No, non so se... Chiuso. Ottimo, ottimo. Mi è piaciuto queste mazzate. Muriamo, vediamo. Bloccata con un pesante. Padlock. In teoria. Padlock è il coso, no? Quel tasterino. No, padlock è il lucchetto. È pesante con un vecchio. Boh, è bloccata con un vecchio arrugginito lucchetto. Fatto bene a salvare. Vabbè. Accendo delle scale, ma... Noi non eravamo venuti da... Sì, cos'è adesso? Si è rotta la porta? Era quella stanza con tutti i specie di pilastri su cui c'era appoggiata una bambola di legno, mi sembra. Adesso è chiusa? Vedremo. Avvertimenti. Questo posto. Qui non c'è nulla di valore qui. Cos'è questo? Era un pericoloso e repellente messaggio di avvertimento riguardo. Pericolo ancora presente. In questo momento, boh. Come lo era. Beh. È il corpo e forma di pericolo è il pericolo è disturba questo posto Shunned. Evitato e lasciato inabitato quando all'interno. Tipo quando la creatura che c'è di dentro viene uccisa, una strada si apre qui. Perlomeno. No, ok, eravamo scesi allora. Adesso di nuovo è passato qualche giorno. Spostati. Vedi se qua c'è una... Carina con la musica. Sì, avevo visto una porta, ma evidentemente non è qua. C'è qualcosa qua che dice via per l'altra parte. Questo. Dunque, qua da dove siamo arrivati? No, ci siamo buttati giù. Ah, aspetta un attimo, forse va, ci va dentro la bambola. Aperta, vabbè. Se non è l'oggetto giusto, non puoi fare niente. Cioè, non è che... Ci mettiamo dentro l'anello? Ce l'abbiamo in questo momento, no? Allora, è tipo una matriosca però con il buco. Ah, c'è una base esagonale anche questa. E dentro è vuota. Allora,
Ispezioniamola. Non sembra dare un suggerimento in realtà. Niente, dice che ho sentito dire che queste bambole che si innestano una con l'altra era un giocattolo popolare tra i bambini su Rotfront. Quindi Rotfront è... ricorda i russi del comunismo. Qua niente. Qua niente. Dobbiamo buttarci giù. Mi dà fastidio perché stranamente qua esce al contrario. È incasinato quella cosa. Questo riusciamo a prendere, sì. Tanto adesso andiamo. Martello, qui non c'è nessuna uscita, qui niente. Mezz'ora per... Diego, organizzata. Dobbiamo buttarci giù. No, sembra. Spero che non provo l'anello. Facciamo una prova invece. Questo più questo. Metto l'anello nella... Non lo so. Allora prendiamo... Allora iniziamo con questa. Più combine, più questo. Niente. Ok, vai. Prendo l'anello, ma non saprei. Curiamoci un attimo. Qualcosa magari no. Oh. Accetta l'input da lì. 1 metro e rotti di distanza. Adesso proviamo ad andare con l'anello velocemente. Non so, è un tentativo, non ho idea se ha senso. Non credo, però. Ecco lì, prima o poi si alza. È riempita di sabbia. E serve per appunto mettere delle offerte. In questo... Già dimenticato cosa vuol dire shrine. C'era un termine più adatto, ma non mi ricordo. Ma perché ci sono certi temi che non mi restano mai in mente. Reliquario in questo caso, perché shrine è santuario, ma in questo caso è un reliquiario. Niente, mi sa che l'unica cosa che possiamo fare è buttarci giù in quella specie di midollo, di intestino, non so come chiamarlo. Mangio i proiettili. Mangio anche questi. No, portarci dietro l'anello, non lo so.
Non abbiamo combinato molto. Essere diceva anche questa altra parte. C'è un buco, insomma, tra carne pulsante. Giù, sì. Cavolo. Viene lasciata in pace questa. Era meglio fermarsi. Amore o... Aspetta un attimo. Forse devo fare qualcosa avvicinandomi. Adesso che non abbiamo più niente, perché lo rifarei volentieri questa parte, ma non... Ah, non sono morto? Oh, questo non parla. Vabbè, uccidimi. I danni non ne fa, tra l'altro. Andiamo a prendere sul doppiettone. Non so, di proiettili ne voleva. Quando boh, finisce di nuovo in terra, proviamo ad avvicinarsi. Vediamo se magari... Piettone, ne ho di proiettili. Shotgun. 4 appena. Facciamo una cosa di questo tipo. Questo lasciamolo giù. Proviamo anche... Vedere Volga. Risalviamo. Stavolta però su un altro. Non già armato. Aspetta un attimo, no. Cambiamo, mettiamo. Pompa. Quello che mi viene a chiamarlo, cioè, questo è un fucile a pompa. Il doppiettone è un'altra cosa. Il doppiettone è un fucile con quello canne mozza praticamente. No. Non si può saltare questo? Non sembra. Ora ero distratto. Se ci vado addosso mi fa male. Sono messo. Mi viene il dubbio che non bisogna usarlo qua. L'abbiamo usato un po' troppo, mi sembra. L'idea che non sia... Sembra, ma ti viene addosso facilmente. Anche perché la stanza è piccola. Possibile, è possibile. È possibile che abbia subito così tanti danni.
La sua mano lei. Sì, ho capito, ma forse bisogna riguardare, forse siamo. Boh, non so. Non gli do un punto di salvataggio. Possiamo parlare? Lei non si. Non vuole alzarsi. Non vuole svegliarsi. Magari la termite era più efficace. Mi viene il dubbio a questo punto. Cos'è? Abbiamo cambiato stanza? Non ho capito. Nessun posto siamo. Parenti. Cioè, ti muori perché devi fermarti. Ah, mi ha fatto male il cane, mi sbaglio. Che casino è qua? L'anello del reggente. Chiuso. E non c'è ancora la mappa. Ma tanto non possiamo portare niente. Oh cavolo, non ho visto. Ho avuto fretta. Ecco perché parlava dei fili, perché sarebbero tornati. Là era solo un esempio. La chiave arrugginita. Vabbè. Devo tornare su però. Quanta roba c'è qua? Prego. Si fa prenderlo. Non potete tagliare la cosa perché. Questo è fatto di carne. Perlomeno della carne. Plate è piatto. Piatto della carne, ma non. Non so se c'è un altro aggettivo. Piastra, poi. Targa. Piastra, piatto, targa, lastra, di tutto può essere. Ma noi, ma, cioè io quello che dico, ma perché non considerare l'italiano la più bella lingua del mondo? Plate vuol dire mille cose, cioè noi siamo più precisi, no? La targa non è una lastra. La piastra e lastra più o meno, ma piatto per esempio è un'altra cosa. La targhetta, la lamiera, tutto può voler dire. Perfino vasellame. O anche cliché. Un sinonimo di cliché a quanto sembra. Allora, è che sapeva che qui dentro c'era tutta sta roba? Punto di domanda. Lo facciamo. Devo tornare, cavolo, per prendere quello. Nessuna porta. Qui c'è un sacco di roba, qua è aperto, ma non c'è nessuna porta.
Esattamente qua. Il revolver dov'è? L'ho messo via per sbaglio. Slot liberi. Tra l'altro la rusted serve sopra, come facciamo? Devo aprire la porta da dietro, quindi in questo momento non credo che ci serva. Mettiamo questo. E queste qua sembrano dei lucchetti per poi poter aprire la porta. Questo sembrano. Ok. No, perché non siamo... Ah sì, perché non siamo scesi all'alto. Non da quella porta, siamo scesi all'alto e ci siamo trovati in questa stanza. Qui passiamo attraverso. Non sembra che ci sia qualcosa alla fine. No. Lì c'è il lucchetto, quindi si va solo di qua. Non c'è niente a fare. No, però c'è la... Dai. C'è quest'altra porta su qua. Qua c'è porta, no. Ma possiamo salire. Forse, sembra. Però ho lasciato giù le cose. Sbloccato la porta, ah, ok, questa. Niente, scendiamo. Boh, cavolo. Abbiamo spinto. Abbiamo spinto. Dai. Dove diavolo sei? Allora. Medium amount, però è istantaneo questo. È overtime. Vabbè, facciamolo giù. Facciamolo giù. Vi ho detto di prendere la... Guardate che c'è sopra il coso comunque. Pensarci. Allora, facciamo così, facciamolo giù. Perché tanto c'è sopra il... che cavolo. Una stupidata, adesso come facciamo uscire da lì? Andare a prendere le cose. Adesso si è resettato. Ma ha preso. Ma no, come hai fatto a prendermi dentro? Qualcosa qui o una di queste qua si rompe, tipo finta, non so, qualcosa del genere. Ah, francamente.
Oppure una trappola. Vuol dire, vediamo se c'è il babbeo che ci prova. Se riusciamo a raccoglierlo. Buono. Guarda che ho sprecato. Allora, shotgun giù, flash giù. Ah, a proposito, non ho guardato, infatti, un anello praticamente tagliato fuori da un marmo nero con la frase: anche questo può passare. È scritta all'interno dell'anello, anche questo può passare. Allora, c'è un attimo una cosa. Esaminiamo un attimo. Dunque, appunto anche questa è la superficie sembra fatta da liscio marmo nero o granito, ma c'è qualcosa di soffice e bagnato all'interno. Non c'è niente. Ok, ispezioniamo anche questo. Anche questo può passare. Questo. Niente, fino a che la morte non ci separi. Un vecchio anello d'oro. Infatti, c'è scritto quello. Ok, andiamo giù. Non è che ho preso su quella sbagliata. No, Eternity Flash. Questa sembra calda al tocco. Dato che ci siamo, guarda che è meglio andare a salvare comunque. Però andiamo sulla chiave. Qui sta diventando strano. Dire. Siamo in nessun posto, il percorso è particolare e stiamo trovando oggetti strani. La bambola lì. Di qua. Invertita. Ne ha fatto apposta. Cavolo, cavolo.